Buongiorno ragazzi, allora io adesso sto collegando il mio pannello solare da 180, ho già collegato negativo e positivo come stava scritto. Vedete, ho preso i fili da 6 mm, questo è un pannello da 180 watt, ho già pulito la superficie del tetto del camper e adesso lo andiamo ad incollare con la colla speciale, una colla speciale fatta proprio per i pannelli solari. Il buco l'ho già fatto, verrà messo questo qui, verrà sigillato, i cavi passeranno qua dentro e andranno di sotto, così qui possiamo ispezionare per qualsiasi cosa e non c'entra l'acqua. Questa è una scatola di derivazione, quelle classiche per esterno. Io ho scelto questa perché questa ha il tappo ermetico, non sono quelle a viti, che tante volte nelle viti potrebbe infiltrarsi l'acqua, invece qui è sicuro che non si infiltra, l'ho già sperimentato sia sullo roulotte che sul vecchio camper. Allora, la colla che abbiamo usato è questa. Questo è un collante speciale per i pannelli, eccolo qua. L'abbiamo messa, i cavi l'abbiamo fatti passare. Adesso andiamo ad incollare la scatola di derivazione. Allora, tutto collegato, vi faccio vedere. Tagliato i poli, abbiamo messo i fermacavi. Eccoli qua, poi andiamo a sistemarli così tutti quanti, in modo che è più sicuro. E poi riattaccheremo la batteria. Abbiamo fatto passare... Dico abbiamo questa volta perché ho un aiutante speciale in grado di infilarsi sotto al camper senza problemi. Guardate, il mio meccanico preferito. Vai, fai passare sopra i cavi, vai. Bravissima. Grande. Facciamo passare sopra i longaroni e poi lo fermiamo con le fascette, vai. Brava, brava, laggiù, guarda all'angolo, guarda qui, vedi l'angolo. Fagli passare l'angolo dall'altra parte. Ecco qui, lavoro finito. Questo è stato messo qui. Doppio foro. E niente, sigillato. Io ho abbondato un po' perché voglio che i cavi stiano fermi. C'è ancora parecchio posto per altri pannelli volendo, ma a me è più che sufficiente. Allora, l'unico posto che potevo fare è ricavare il buco qua dietro. Adesso verrà tutto messo sotto, ma è tutto provvisorio. Si è fatto tardi, quindi sale qui. I cavi scendono da lì e arrivano al nostro regolatore. Questo è un bel regolatore che arriva fino a 30 ampere. Qui sono stati collegati e scendono giù. Possiamo vedere? Qui possiamo vedere questa cosa qui. 19 volt, adesso sta caricando a 1,9 A perché la batteria è carica. La batteria sta a 14,2, produce 2,5 A, sta producendo 37 gradi, l'upload e il load, vabbè, 0,1, quindi sta a posto. Questi sono parametri. Dal pannello stanno arrivando 19 volt. Questo è un bel pannello. Manda parecchia corrente. Quindi sì, a posto. Io lo consiglio, questo MPPT lo consiglio a tutti perché è una bomba. Costa 112 euro, mi sembra. Però insomma, via. Alla fine va bene. È un po' grandicello, però non ci importa. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Saluta Franci, ciao. La mia aiutante preferita, meccanica specializzata per sotto i camper. Ciao ciao!